Però spesso bisogna anche capire rapportarsi con la zona. Se io nella mia zona sono il primo a fare render, ok? E li faccio bellissimi, magari ho la fortuna di poter chiedere il prezzo che voglio. Ma se non sono il primo e ho bisogno anche di avere un rapporto, un confronto per i prezzi, devo trovare chi mi fa dei preventivi. È un po' come quando si va a comprare una casa, no? O si valuta o si rivende una casa. Io ho rivenduto delle case in passato e quando vai a rivendere una casa, un'agenzia, la prima cosa che fa è guardare il prezzo di mercato nella zona, a metro quadro. E anche lì è come dire lavorare ad ore, ok? Una roba allucinante. Però un prezzo a metro quadro comunque nella zona, mettiamo caso che io sparo sempre dei numeri a caso. In una casa della mia stessa dimensione, ok, con le stesse, quasi stesse identiche caratteristiche, magari viene venduta a 200.000 euro. E io non è che posso chiederne 250, cioè, posso anche provarci. Magari dico, guarda, ho rifatto l'impianto elettrico da poco, e magari ci sono i topi che me lo stanno ancora mangiando, però uno può anche richiedere un po' di più, ma non è che posso richiedere 400.000 euro, non è che posso richiedere 350.000 euro, perché il prezzo in quella zona lì è quello. Quindi se viene un'agenzia a cercare di comprare casa o comprarvi casa, è naturale che i prezzi siano livellati in base a quello che c'è in zona, ok? Lo stesso vale nel mondo del lavoro, nel nostro lavoro. Ci sono società che magari hanno un prezzo molto elevato perché lo studio, io ho lavorato in questo studio che eravamo in 15 persone, due fondi, quindi 15 persone, due fondi, internet, ADSL, fibra, quindi spendeva un capitale e a fine anno aveva una certa cifra di costo. È naturale che io non posso mettermi in gara con loro, posso anche mettermi in gara con loro, però è naturale che loro magari non sono il mio target per avere un'idea di prezzo. Allora cosa posso fare? Posso mandare un'email a un concorrente spacciandomi per un cliente, grazie a internet che si è diffuso così tanto e quindi per esempio Gmail, tutti si possono creare una Gmail. Io posso crearmi una Gmail, chiamarlo a Ciccio Pasticcio e mandare la richiesta allo studio di Gianfranco, per esempio, e di uè, Gianfranco, quanto mi costerebbe fare questa tipologia di lavoro? Magari avete anche una piantina in CAD, mettiamo caso che fa render architettonici, avete una piantina in CAD, gliela mandate e gli chiedete quanto verrebbe. Ci sono società che l'hanno fatto. Io dove lavoravo io, praticamente abbiamo mandato per avere un'idea di prezzi su delle simulazioni a due professionisti. Questi due professionisti ci hanno dato due prezzi diversi e capisci lì in quel caso quanto può costare andando verso una determinata area e verso un'altra, quindi una a nord e una a sud, avere prezzi differenti. Per inciso, quello a sud era quello che costava di più, non per dire che il nord costa di più, però è così. Quindi avendo due prezzi differenti, uno può capire allora quanto uno può andare diciamo, avere per la sua, qual è il suo prezzo, ok? Poi, ovviamente, c'è chi è magari molto più furbo che lo fa anche con voi, quindi bisogna stare attenti. Questa è un po' la differenza anche tra un professionista e uno che non lo è, o comunque che è un po' alle prime armi. Magari voi, se vi arriva una mail del genere, chiedete delle informazioni. Non è che io mando una mail chiedendo: oh, ciao, sono un architetto, ho bisogno di fare un loft molto stile New York con 1000 render perché sennò il cliente non me lo compra. Quanto mi verrebbe? È naturale che magari uno ti dice: sì, dammi i dati della partita IVA, così ti mando il preventivo, perché nei preventivi solitamente si mette il nome, cognome, o comunque si mettono le ragioni sociali i dati a cui mandare il preventivo, anche se poi lo mandate per email. Oppure, se vi arriva una Gmail,
capite bene che magari non è un at nome di un sito e quindi di una società. State anche attenti anche voi, perché sicuramente anche a voi arriva. E a me sono arrivate delle mail del genere, come mi sono anche arrivate delle richieste un po' particolari, che uno dice, boh, non rispondo neanche, perché erano assurde, ok? Quindi uno, per capire anche i prezzi, può anche fare questa indagine di mercato in questo modo. Un po' sleale, perché comunque uno va un pochino a prendere per il culo dei colleghi. Ed è anche vero che quando uno scrive un preventivo, io a volte per scrivere dei preventivi ci ho messo anche 4 ore. 4 ore per scrivere un preventivo, perché devi essere sicuro, e poi non te lo accettano ed è sempre una grande delusione. Oppure hai bisogno magari di fare anche delle ricerche. Per esempio, ho fatto un preventivo per Kuala Lumpur, gli ho chiesto un determinato prezzo come se io fossi stato qua in Italia. È logico che il prezzo della vita a Kuala Lumpur è un prezzo molto più basso, e quindi hanno comunque una aspettativa di costo diverso, anche se chiedono a un europeo un preventivo. Dall'altra, è anche vero che se io devo venire qua in Danimarca a lavorare con i prezzi dell'Italia, a loro conviene assai, perché la vita qua è il doppio più cara rispetto a quella italiana. Quindi diciamo che uno deve un attimino calibrare anche in base a dove va a fare il preventivo, per capire quanto costa e quanto può chiedere.